accompagnarmi. Quei tipi erano davvero strani. Mi sono presa un bello spavento. Tranquilla, mi occuperò più tardi di quei tempistelli assieme a Poli. Anche tu lavori per il signor Salieri? Sì, qualche volta lavoro per lui, ma di solito non ridiamo un granché. Di cosa ti occupi esattamente? Gli faccio più che altro da autista. Anche se a volte mi sorprende. Come quando ha voluto che partecipassi alla corsa. Oh sì, ti ho visto. Corsa cavata molto bene. È stata più una questione di fortuna. No, non fare il modesto. Deve esserci qualcosa di più della fortuna per battere quei tizi. Beh, sai, guidavo il taxi e l'unica vera gara della mia vita l'avevo fatta la notte precedente. Ah, lo vedi? Hai talento. E chi lo sa, comunque non è che mi sia piaciuto molto. Non amo stare sotto i riflettori. Ehi, guarda, ma chi è questa bella coppietta? Eccoli, sono loro. Che succede? L'altra sera eri da sola e ora ti sei fatta il fidanzato? Ragazzi, credo che vi convenga andarvene senza creare problemi. Credo che l'unico ad avere problemi qui sei tu, bello. Se fossi in voi, leverei le tende, e subito. Potrebbe capitarvi qualcosa di brutto. Ora lo vediamo, rubacuori. Aiuto! 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 Vieni fuori. Aiuto! Moriremo tutti! Peccato! Qualcuno mi aiuti, per favore! Aiuto! Aiuto! Un'aggressione! Qualcuno ci aiuti, per favore! Perché non provi? Qualcuno ci aiuti, per favore! Aiuto! Aiuto! Aggressione! Andate qui, presto! Aiuto! Chiamate la polizia! Aiuto! No! Grazie. Se non ci fossi stato tu, non so cosa sarebbe successo. Nessun problema, Sara. Quando vuoi. Mi sono presa un bello spavento, Tom. Stai bene? Vieni, siamo quasi a casa. Ti darò un'occhiata. No, ho altro da fare stasera. No, ho altro da fare stasera. Dove stai andando? No. Abito da sola di fianco a mio padre. La mamma è mancata poco dopo la mia nascita. Lavori anche con Poli? Mi è così simpatico. Sì, è davvero uno spasso. Gli dico sempre che doveva fare l'attore. Però a volte si comporta in modo strano. Mi fa quasi paura. È incredibile come una persona possa cambiare così all'improvviso. Deve averne passate parecchie. Già, non ha avuto una vita facile. È cresciuto sulla strada e tutti l'hanno sempre fregato. Forse è per questo che è così aggressivo con gli estranei. È molto legato a Salieri. Chissà come sarebbe finito se il Don non l'avesse preso sotto la sua ala. Sì,
Salieri ha aiutato molte volte anche mio padre. Io lo considero una specie di nonno. Sì, il Don Salieri è un bravo uomo. Ok, ci siamo. Accomodati. Ecco, questo è il mio reame. Entra e mettiti a tuo agio. Ti do un'occhiata alle ferite. Un reame molto carino. Si tiri sulle maniche, signore. I soccorsi sono in arrivo. Bene, vediamo un po'. Non mi pare niente di grave. Già, è vero. Sembrava molto peggio. Fermo un secondo che ti disinfetto. Finito? Fatto molto male? No, grazie. Sono io che dovrei ringraziarti. Ti va di bere qualcosa, Tom? Beh, mi andrebbe un goccio di whisky, se ce l'hai. Sicuro. La serata si fa interessante. Ecco a te, mio eroe. Dimmi, ti piace lo swing? Come? Se ti piace ballare. La musica. Ho un grammofono. Sì, la musica mi piace. Ma gli uomini di Salieri sono cattivi con tutti? A volte cerchiamo anche di essere gentili. Alcuni di voi, forse. Sì, ma solo pochi. E tu sei uno dei cattivi di Salieri? Solo qualche volta. Beh, trovo che tu sia un cattivo molto buono. Ah, a volte sono un buono molto cattivo. Sara era un angelo. Avevo avuto parecchie ragazze in precedenza, ma quella era una cosa diversa, completamente diversa. Capii che se mai avessi dovuto passare il resto della vita con qualcuno, quel qualcuno sarebbe stata lei. Il giorno dopo raccontai